consegna un diario, la donna viene seguita dall'ostetrica ogni mese e in più comunque dal ginecologo che andrà a fare le ecografie. Da lì la inseriamo nel percorso nascita e quindi nei corsi di parto, dove seguiamo questa donna dall'inizio, a 36 settimane la inviamo nei punti nascita dove ha scelto la signora, dove prendiamo appuntamento, e da lì la signora partorisce, ritorna nuovamente al consultorio per essere seguita in puerperio e in allattamento. Qui abbiamo visto comunque donne seguite in questa struttura, sono donne tranquille, partoriscono bene, donne consapevoli, arrivano già al punto nascita in travaglio attivo, un'oretta massimo, un'oretta e mezza, e partoriscono, quindi hanno un bel ricordo del loro parto. E in più stiamo incentivando il VIVAC. Il VIVAC che cos'è? È un parto dopo un taglio cesareo. Neanche un mese fa una donna qui a Merito ha partorito un VIVAC dopo due tagli cesari. Quindi capite che si può pure partorire anche avendo dei tagli cesari. Il Ministero ce lo dice proprio di incentivare questa pratica, perché è una pratica che in passato le donne hanno avuto i tagli cesari non sempre per necessità, ma a volte per paura. La donna arrivava alla fine e tutti i dubbi non erano stati risolti, e quindi gli ormoni che avanzano negli ultimi mesi quindi fanno sì che quella donna si sia presa di paura e quindi chiede al ginecologo di fare il taglio cesareo. E quindi noi stiamo cercando man mano di farli partorire. Perché siamo qua oggi? Io sono referente dell'azienda sanitaria sull'allattamento, e quindi quando la regione ci ha riuniti ci ha dato questo mandato di effettuare degli eventi, anche perché ogni anno a ottobre il Ministero ci incita di parlare di allattamento. Noi parliamo tutto l'anno di allattamento, però il mese d'ottobre è dedicato proprio all'allattamento, ovvero la prima settimana di ottobre. Ma siccome da noi l'allattamento ancora è un argomento un pochettino ostio, allora io ho cercato di coinvolgere più strutture e più associazioni. Quindi per problemi diciamo anche logistici l'ho prolungato fino al mese di ottobre. Ma non solo io nella provincia, anche nella provincia di Catanzaro, anche nella provincia di Cosenza. E infatti l'ultimo lo faremo il 31 di ottobre. Questo dovrebbe essere il 14esimo, mi sembra, di evento, quindi capite che dal giorno 9 di ottobre che andiamo in giro a fare tutti questi eventi. Perché noi dobbiamo parlare di allattamento? Perché proprio si sono riuniti una serie di strutture, quindi il Ministero della Salute, l'UNICEF, e una grande organizzazione a sostegno dell'allattamento, perché l'allattamento è importante, l'allattamento è l'alimento cardine di un neonato, noi lo partoriamo e la mamma stessa produce l'alimento per farlo crescere, che negli ultimi anni comunque è andato un po' perso. E quindi noi in tutto questo andiamo a ribadire che è importante, ma ogni anno comunque il tema dell'allattamento cambia. Quest'anno, l'anno scorso era sullo sviluppo sostenibile, quest'anno è potere ai genitori per favorire l'allattamento, cioè se noi portiamo a termine l'informazione avremo dei genitori competenti, consapevoli, e quindi ecco perché il potere ai genitori. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che allattare rafforza il legame mamma-figlio, questo poi lo sfuggerà il nostro collega relatore, lo psicologo, quindi ci farà capire quanto è importante allattare. E il Ministero della Salute invece ci dice, ci ricorda che una donna si allatta riduce il rischio di emorragie postparto, di osteoporosi dopo la menopausa e il rischio di sviluppare anche un cancro del seno e dell'ovaio. La campagna, come vi ho detto, io l'abbiamo strutturata come eventi itineranti, l'altro giorno siamo stati anche a Gioia Tauro, e tutto questo serve non solo all'utenza, ma anche al personale stesso, infatti abbiamo fatto informazioni anche nei punti nascita. Quali strumenti sono stati? Abbiamo adottato appunto di coinvolgere tutte le associazioni, ecco che oggi sono veramente felice partecipare avendo organizzato anche questo evento con l'associazione Il CIRP.
ci tengo perché con la dottoressa abbiamo lavorato per anni a Punto Nascita, quindi è una cosa che ci tenevo veramente. Questi sono tutti gli eventi, quindi oggi siamo al giorno 26, siamo qui, giorno 28 sarà il consultorio di Siderno, giorno 29 a Roccella e concludiamo il giorno 31 a Lazzaro con l'associazione Apostrofi, dove lì abbiamo aperto una fascioteca, quindi questa associazione proprio insegna alle mamme come portare i bambini in grembo. Qui siamo, ecco qua, il primo evento al consultorio di Orbesano giorno 9, ci abbiamo il pediatra Capomolla, il consultorio all'Opri con la collega Herrera. Qui siamo al centro Ardea Reggio, io faccio parte, ho aperto un'associazione che si chiama l'Allostetrica e quindi sono andata con la mia associazione a fare quest'altro evento. Consultorio di Gerbione in via Padova, dove lì in quel distretto c'è il dottore Sarica e lì abbiamo anche dato quest'altro contributo di informazione. Qui siamo nel nostro punto nascita, nel nostro consultorio H12, nella nostra sala sotto del Tiberio Evoli, dove i nostri pediatri, il dottore Dazzana e la dottoressa Cavallaro, hanno dato un contributo anche alle donne di informazione. E qui siamo a Vova, Volontari Nati per Legge, dove c'è il dottore Squillaci, questa associazione che motiva ancora di più la lettura in fase molto precoce, e quindi anche qui loro hanno voluto che si svolgesse questo evento. Qui siamo nuovamente qui siamo a Rosarno, a Gatici, al centro di protezione medicalmente assistita con le colleghe. E anche qui abbiamo dato, qui siamo al consultorio di Palmi. Palmi c'è un altro grosso consultorio dove la collega Angela Lofrano, questi sono tutti i bimbi che hanno superato i 6 mesi. Io infatti vi ho detto, invito a tutti, ma principalmente le mamme che stanno allattando oltre i 6 mesi. Cioè abbiamo bambini di 1 anno, 2, quindi questo è bello, fa capire quanto è importante l'allattamento anche dopo. Io chiudo così, lascio la parola agli altri per poi ritornare e parlarvi proprio delle posture per avere un buon attacco e quindi un buon allattamento, che allattare non significa dolore. Prego. Ringraziamo Paola per le preziose informazioni che ci ha fornito riguardo ad un periodo tanto delicato e decisivo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'allattamento materno presenta notevoli vantaggi per il bambino. Soddisfa perfettamente i bisogni alimentari ed emotivi del neonato, che attraverso il seno trova il nutrimento perfetto, l'amore e la sicurezza di cui ha bisogno, per svilupparsi come persona. Il latte materno, unico, inimitabile, specifico per le esigenze del proprio bambino, sempre pronto alla giusta temperatura e igienicamente adeguato. È la prima immunizzazione del neonato, in quanto è ricco di anticorpi che combattono i germi minaccianti la salute del piccolo. I bambini allattati al seno sono meno soggetti a malattie respiratorie, gastroenterite e otite e in generale subiscono meno ricoveri ospedalieri rispetto ai bambini alimentati con il latte artificiale, ma potrà fornire informazioni più dettagliate il nostro pediatra di Squillaci. Grazie, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, alla signora Paola Infaticabile che sta facendo un lavoro prezioso e incisivo. E grazie al CIP ovviamente per la disponibilità, per averci dato questa opportunità. E grazie a voi che siete interessati a questo argomento, perché è un argomento che non è solo per le mamme. Io metto questo titolo all'attenzione del seno, è il caso di parlarne, perché è il primo problema. Perché parlare dell'attenzione del seno? Di per sé l'attenzione del seno è la norma biologica, per natura. Qualunque essere vivente, diciamo i mammiferi almeno, partoriscono e allattano. Perché noi dobbiamo porci questo problema? Di per sé non dovrebbe essere necessario. Però ci sono dei dati che sono estremamente allarmanti. Ed è questo che abbiamo una percentuale globale di donne nel mondo che allatta. Quando vediamo le donne che allattano, intendiamo che allattino almeno per i primi 6 mesi. Che è molto bassa, vedrò i dati per un secondo. E se riuscissimo a far allattare tutte le donne per i primi 6 mesi, si risparmierebbero 800.000 decessi infantili al mondo e 20.000 decessi materni, e si risparmierebbero 300 miliardi di dollari l'anno. Quindi vale la pena parlarne, che parliamo di cose molto importanti, molto serie.
Allora, quali sono i dati? Dell'Unicef, sono dati internazionali, il 40% delle donne al mondo, statisticamente, allatta per i primi 6 mesi. Però nei paesi ad alto e medio reddito, cioè in Occidente, la percentuale scende al 23,9%, meno del 25%, meno di una donna su 4 allatta oltre i 6 mesi, allatta fino a 6 mesi. In Italia, dopo i 6 mesi allatta nel 2016, hanno allattato il 10% delle madri. Vedete che siamo su una percentuale veramente sui quali riflettere. Quanto allattano le donne in Italia? Questa è una statistica regione per regione, abbiamo una media di 4 mesi. Però la Calabria è il penultimo, al penultimo posto in queste graduatorie. In Calabria le mamme allattano circa 3 mesi e mezzo, la maggior parte delle donne. E questa è una statistica veloce che abbiamo fatto all'Opio Lavoro, all'ospedale di Lodi, in collaborazione con il centro vaccinale. Ho chiesto al collega che fa le vaccinazioni di chiedere alle mamme quando vanno a fare il vaccino se allattano o no, a 3 mesi, a 5 mesi. E questa è una data dei primi 3 mesi, l'abbiamo nella colonna blu che è altissima. Dopo il terzo mese è un crollo totale, quindi abbiamo percentuali già basse, però che arrivano al massimo a 3 mesi, e poi il crollo. Ora, da cosa dipende questo tasso così basso dell'allattamento? Ci sono vari problemi, molti spunti sono stati toccati e quindi cercherò di fare una carrellata generale, non scenderò nei particolari. Comunque, un problema è quello della mentalità. Per esempio, ancora si trovano su internet campagne di questo genere, l'allattamento al seno è ben lungi dall'essere un obbligo, non è certo la prova che una donna sia una buona donna, una buona madre, una donna che allatta. L'allattamento al seno impedisce alla madre di essere di nuovo veramente donna. Quindi c'è un problema generale, che era molto più diffuso in passato, che ora grazie a questa azione di coscientizzazione si sta riducendo, che ancora persiste. Quindi c'è una mentalità, che ritiene, un ambiente culturale che ritiene che l'allattamento sia un optional. Sì, si può allattare oppure no, ma non è la cosa, non è sicuramente sempre la cosa migliore da fare. E questo è l'ospedale di Calombo, nel quale ho lavorato a lungo, e questa è la maternità a sinistra. A Calombo abbiamo 3.500 parti l'anno. Io vi dico che in un anno a Calombo, su 3.500 donne, il tasso di allattamento è stato prossimo al 100%. Cioè, ho visto pochissime donne, forse una decina nel corso dell'anno, che non hanno allattato per ragioni molto gravi, perché in condizioni gravissime di salute, perché erano decedute, non più di quello. Allora, perché in alcune aree del pianeta allatta una donna su meno di una su 4 e in altre aree allatta il 100%? Non è un problema di natura, non è un problema di capacità della donna del seno di allattare, è un problema dei formamenti, delle condizioni in cui ci si trova. Per questo è importante parlare e capire. E approfitto parlando di Calombo velocemente per farvi vedere questo apparecchio che si trova nel cerchio, che si chiama CPAP. È un apparecchio che serve per fare respirare, per aiutare a respirare i bambini per termini in caso di stress respiratorio, e aumenta la sopravvivenza di questi bambini dal 40% al 70%. Questo apparecchio si trova a Colombo dal settembre scorso, ha salvato già decine di bambini, e l'abbiamo comprato, acquistato anche grazie al CIF, e in modo particolare, ovviamente, da dire la collaborazione della dottoressa Carabotta. Ho voluto cogliere l'occasione parlando al CIF per ringraziare per l'impegno e per la vostra successione. Ed è una delle pochissime CPAP che ci sono in Uganda, penso che non è grazie. Quindi grazie, lo dico proprio per dire di cuore. Grazie a te che ci hai dato la possibilità di fare qualcosa di utile per Calombo. Per Calombo volevamo fare una cosa di più, perché abbiamo già terminato. Io ringrazio il collega Tito Spillaci, con cui ho lavorato oltre 20 anni. So della sua bontà d'animo, della sua collaborazione e di essere per gli altri. Ha dato il CIF qualche anno fa la possibilità di fare qualcosa di utile, che appunto la CPAP, che io ero una ragazza, insomma, negli anni 80, che è qui da noi in ospedale, al merito la usavamo, sapevamo anche della bontà e quante vite si potevano proprio salvare. Allora, con Tito siamo parlati appunto della possibilità che abbiamo di fare qualcosa in più, cioè finanziare un progetto, già un pochettino da qualche anno volevamo farlo, per aggiornarlo se è possibile, finanziare un progetto di dare, cioè, un contributo, il CIF provinciale per 3 anni, dare la formazione a delle persone che sono infermieri, ma non ci sono molte figure professionali, per la riabilitazione di bambini che magari possono nascere dopo trauma da parto, per caso di ragioni varie, con handicap, quindi psicofisici.
si dà la possibilità di ritorno, per adesso da gennaio parte, devo organizzare questo progetto in CIF, sarà vicino a te, parlo di CIF provinciali questo, perché il finanziamento è un po' di alto, però è stato approvato, è stato già verbalizzato, e quindi fanno a più presto, perché il tempo, come dire, passa, e le persone non sono sempre più rubate. Un paio di cose tremendo. Sì, va bene. Ok. Sì, grazie ancora, questo altro progetto è altrettanto importante perché si occupa di un'altra fascia di bambini particolarmente bisognosi e bisognosi, perché prematuri, bambini con disabilità che non hanno nessuna assistenza in quell'area e avranno difficoltà di essere trattati da personale qualificato grazie alla collaborazione con il CIF. Dunque, torniamo al nostro argomento. Un altro aspetto importante che ha determinato il crollo dell'allattamento nei nostri territori, perché non c'è donne allattavano, non c'è mamma allattava, è stata la pressione dei venditori del latte delle industrie. Voi probabilmente ricorderete quando avete partorito le vostre bambine che si usciva dall'ospedale con quella famosa valigetta in cui c'era il tutto, e poi c'era sempre il campioncino di latte. Questo meccanismo è un meccanismo micidiale, perché la mamma è già carteggiata alla casa, appena la prima difficoltà, il bambino piange, non va bene, la mamma, la nonna, non è buono, il latte non è buono, non ti basta, dai l'aggiunta. Quando si comincia a dare l'aggiunta, automaticamente il bambino si attacca di meno, stimola di meno il seno e la produzione del latte crolla rapidamente. Devo dire che questo meccanismo si è tentato di diffonderlo anche in Africa con effetti deleteri, micidiali che hanno provocato la morte di migliaia di bambini, finché le industrie farmaceutiche, pressate anche dai boicottaggi internazionali, hanno ritirato questa campagna. Perché fare questa operazione è un'operazione complicata per dare a un bimbo di latte, ci vuole acqua pulita, ci vuole la capacità di ragionare, di fare le proporzioni, la mamma analfabeta di Luganda non ha idea di queste cose. E quindi questa introduzione della latte artificiale ha provocato danni enormi. Infatti l'Africa è tappezzata di questi manifesti, breast is best, il seno è meglio, per spingere anche lì a resistere a questa tentazione di introdurre latte artificiale. Dunque, veniamo ai vantaggi adesso. Abbiamo sempre detto che il latte materno è il migliore del mondo, per quale motivo? Ecco, qui sono sintetizzati i motivi più importanti. Il latte materno intanto possiede delle sostanze nutrienti che sono perfette, perché è studiato dalla natura per la specie umana. Quando diamo il latte stella, chiamiamo il latte stella o qualcuno vuole dare il latte vaccino, io dico: signora, tra lo stomaco di un vitello e lo stomaco di un neonatino c'è una bella differenza. Lo stomaco di un neonatino, quando un neonatino nasce, è grande quanto una ciliegia. Quindi il latte vaccino è stato creato dalla natura per lo stomaco del vitello, per lo stomaco di un neonatino è stato creato il latte della madre. Quindi un latte adatto per la nostra specie. Il latte è ovviamente facilmente digeribile, protegge dalle infezioni, vedremo dopo perché, favorisce lo sviluppo globale del bambino e il suo rapporto con la madre, ritarda una nuova gravidanza, protegge la salute sia del bambino che della madre. Perché tutto questo? Allora, il primo latte che viene prodotto, sapete che è il colostro, che si caratterizza per essere ricco di proteine e di anticorpi. Attraverso il colostro, gli anticorpi che la madre ha accumulato nel corso della vita, grazie alle infezioni che ha avuto, vengono trasmessi al bambino, e quindi il bambino è protetto attraverso questo meccanismo semplice di trasmissione di anticorpi che già avviene in parte con la placenta, ma che avviene soprattutto attraverso il latte. E l'assativo contiene dei fattori di crescita e è ricco di varie vitamine, per cui la vitamina A che protegge anche lo sviluppo degli occhi. Perché il latte materno protegge dalle infezioni? Perché avviene, guardate, questo succede: la madre è affetta da una malattia, numero uno. Numero due, i globuli bianchi della madre producono gli anticorpi. Numero tre, in basso a destra, alcuni globuli bianchi della madre vanno, si localizzano presso la ghiandola mammaria, che produce anticorpi che raggiungono il bambino. Questo è il circolo. Per cui la malattia della madre diventa una protezione per il bambino. Devo spiegare che questo meccanismo è molto importante anche per l'alimentazione. Ora, ricordiamo con Franca Garabotta quello che dicevamo noi 30 anni fa, e sono cose completamente diverse. Per esempio, avevamo una lista di alimenti che la mamma non doveva mangiare durante la gravidanza, eccetera, eccetera. Ora tutto questo è stato abbandonato. Abbiamo capito che non è necessario, anzi non fa bene al bambino eliminare gli alimenti. Perché? Innanzitutto perché il motivo più importante era che alcuni elementi cambiavano il sapore del latte, per cui il bambino poteva non gradirlo. Ora abbiamo capito che è un vantaggio, perché la variabilità del sapore del latte abitua il bambino alla variabilità dei sapori, perché quando sarà in grado di mangiare mangerà molte cose e le accetterà meglio se è abituato a sapori che variano. Ma soprattutto c'è un altro aspetto: il lattantino che ora è nella culetta cosa mangerà domani mattina? Quello che la signora cucina a casa sua? I suoi elementi la mamma li proporrà al bambino. Attraverso la dieta della mamma, che deve essere libera, la mamma deve mangiare tutto quello che si è mangiato,
quelli, il bambino viene in contatto con quegli alimenti che sono già stati elaborati dalla madre, arrivano al latte della madre, e accetterà più facilmente, senza reazione, l'alimentazione che troverà in quella casa. Per cui il bambino della signora sarà preparato a vivere con la signora, diverso, che è diverso da un'altra mamma, da un'altra famiglia, da un'altra popolazione. Quindi il bambino che nasce in Uganda sarà, accetterà bene l'alimentazione che troverà, che sarà proposta in Uganda, e quello della Cina uguale, e quello dell'Occidente uguale. Quindi capite che cose sofisticate, importanti e delicate che la natura è capace di fare attraverso il latte della madre. Poi il latte materno migliora lo sviluppo intellettivo dei bambini. Questo è uno studio del 1995 che è stato confermato più volte con test importanti, anche già pubblicato articoli che dimostrano che i bambini allattati al seno hanno a lungo termine un quoziente intellettivo migliore dei bambini che ricevono latte artificiale. Questo per parte del nutrizionale eccetera. Ora, a questo riguardo però mi sono dimenticato di fare una premessa quando ho detto dei movimenti che sono contrari all'allattamento materno. È anche giusto non criminalizzare la mamma che non riesce ad allattare, e anche ringraziare l'industria farmaceutica che ci propone oggi dei latti ben fatti, che sono molto diversi dal latte vaccino che veniva poi diluito e tutte queste cose, e che era sempre un latte squilibrato. Però l'importante è che una madre, se non allatta, veramente non allatta perché non ha latte, ma non deve non allattare perché nessuno l'assiste, nessuno le spiega queste cose, perché si scoraggia, perché pensa di non farcela, perché pensa di dover rovinare il seno, tutte queste cose. Quello no, quello non dobbiamo accettare. Però se non si riesce ad allattare, i bambini poi crescono anche bene. Noi in questo momento enfatizziamo i vantaggi del latte artificiale, del latte materno, perché occorre fare ogni sforzo e occorre non fare errori, perché il crollo dell'allattamento materno è dovuto a errori che noi abbiamo fatto. Noi come operatori dei punti nascita, come pediatri, come ostetri, perché siamo stati anche noi succubi di una mentalità che non dava troppa importanza a queste cose. Va bene, queste sono le differenze, vi faccio vedere solo la prima linea, il primo rivo. Le proteine, la differenza nella quantità di proteine che c'è fra il latte materno e il latte vaccino, che è 3,5 volte superiore. Quindi dare il latte vaccino a un bambino piccolissimo significa dare un carico proteico 3,5 volte superiore di quello che ha bisogno, con un carico risultato per il rene enorme, con un sacco di problemi, dando proteine che, di cui il bambino non ha bisogno, che fa fatica a smaltire. Per abbattere questo carico proteico molto alto, il latte stella, come ha già detto la dottoressa Carabotta, viene diluito con l'acqua a metà, però diluendo il latte, le proteine diluiamo anche tutti gli altri, le altre componenti, ma bisogna aggiungere zucchero, cioè si creano delle cose assolutamente non equilibrate per il bambino. E poi c'è un altro aspetto importante che differenzia il latte materno dal latte vaccino, è questo. La parte sottolineata del rosso dice che la composizione del latte vaccino mostra notevoli variazioni. Cioè il latte materno non è uguale a se stesso, non solo nei vari periodi, il colostro è diverso dal latte dei 15 giorni, da quello che il bambino avrà a 3 mesi, da quello che la madre produrrà a 6 mesi o a 1 anno, perché sarà di volta in volta prodotto per i bisogni che il bambino ha a quell'età, il primo giorno di vita, piuttosto che a 3, a 6 o a 12 mesi. E questo lo può dare solo la natura. Il latte artificiale invece dà un latte per i 12 mesi, un altro per i 6 mesi, un altro per il prosieguo, poi eccetera. E non soltanto questo, ma il latte materno varia nel corso della stessa poppata. È diverso il latte che il bambino prende all'inizio quando comincia ad allattare da quello della parte finale della poppata. La parte iniziale del latte è un latte molto più ricco di liquidi, di proteine soprattutto. La parte finale è quello che è ricco più di grassi, e i grassi sono quelli che servono per saziare di più il bambino, sono quelli che servono per lo sviluppo del cervello. Per lo sviluppo cerebrale il bambino ha bisogno di grassi. Per questo quando si svezza il bambino, quando si passa al latte vaccino, occorre dare latte vaccino intero, tranne che non ci siano casi di ipercolesterolemia o di sovrappeso eccetera, ma per norma il bambino ha bisogno di quella quantità di grassi, perché la quantità di proteine tra latte materno e latte vaccino è molto diversa, ma la quantità di grassi è uguale. E questo può dare, questo è il motivo per cui si consiglia alla madre di allattare prima da un lato, poi dal secondo seno, quando poi per poi il bambino dorme, quando ricomincia ad allattare deve cominciare dal seno che nasce. Perché il secondo seno il bambino non lo svuota, quindi ha solo la parte iniziale, non prende la parte finale. In questo modo invece prende tutta la parte di grasso che ha lasciato. E in più ogni due poppate svuota completamente il seno, previene il gorgo mammario e produce più latte. Vedete che sono cose che l'industria in questo momento non è in grado assolutamente di raggiungere. Quindi gli effetti a breve termine sono questi, soprattutto la protezione dalle malattie infettive, abbiamo dati insomma da ogni punto di vista, e poi a lungo termine, il latte materno protegge anche a lungo termine, certo che protegge a lungo termine, già a 17 anni, guardate, questi sono studi che dimostrano l'incidenza di allergie nei bambini allattati al seno e nei bambini allattati con latte artificiale, la percentuale scende
all'8% nei bambini che allattano a seno, che hanno allattato a seno, contro un 23% addirittura un 54% verso gruppi di bambini allattati con latte artificiale. Ora, ci sono state delle indicazioni, le indicazioni sono state varie nel corso degli anni diversi. Inizialmente si raccomandava l'avvio dell'allattamento a seno entro 2 ore dal parto, poi si è passati un'ora, successivamente entro mezz'ora. Addirittura in sala parto il bambino dovrebbe essere già attaccato al seno della madre. Questo è l'ideale. E l'attacco al seno è considerato il fattore chiave per l'avvio dell'allattamento. Cioè, più precocemente si attacca il bambino al seno, meglio funziona l'allattamento. Più latte produce la madre, prima arriva la montata, più a lungo dura la montata. E perché tutto questo? Perché oltre all'aspetto nutrizionale, perché il bambino si attacca e ovviamente assume il nutrimento, c'è anche un aspetto relazionale. Ora, su questo andrò velocemente perché non voglio invadere il campo poi del dottor Romeo Vischi, spiegherà meglio lui, però dobbiamo chiarire queste cose perché è molto importante. Cioè, l'allattamento dà un contatto pelle a pelle. E cosa succede quando il contatto, c'è il contatto pelle a pelle con la madre? Perché quello che già lo facciamo in una parola. Quando il bambino, appena nasce, il bambino non si attacca insieme sulla madre, può rimanere anche 2 minuti sulla pancia della madre, per la pelle, che è una cosa molto importante. Va a formare il microbiota intestinale. Allora, questo è il contatto pelle a pelle. Avete sicuramente sentito parlare della marsupioterapia, che è strettamente connessa con l'allattamento materno, perché c'è in entrambe queste situazioni la condizione di contatto pelle a pelle. Allora, il contatto pelle a pelle nella prima ora dopo il parto favorisce l'allattamento al seno e il legame madre e bambino. Che c'entra il legame madre e bambino? Guardate, il bambinetto che nasce fino a un'ora prima, 2 ore prima, un giorno prima, era in questa condizione. Era contenuto come se fosse dentro un uovo, contenuto, toccato da tutte le parti. L'organo funzionano vari organi. Il feto sapete che sente, lo sappiamo, è certissimo, sente il ritmo della madre, distingue la voce della madre dalla voce delle persone strane, distingue quando nasce il primo giorno di vita la lingua materna dalle lingue straniere. Però l'organo di senso più attivo è la cute. E la cute non c'è il millimetro di cute in cui non ci sono terminazioni nervose. Quindi quando si mette il bambino nudo, sul seno della madre nudo, dalle acute del bambino, dalle acute della madre partono delle terminazioni nervose che raggiungono il cervello e producono dei cambiamenti nel cervello del bambino e nel cervello della madre. Quali sono questi cambiamenti? Sono, ecco, questo è intanto quello che fa la natura, vedete? Questa è la psicoterapia, orientamento materno, è tutta origine da questa posizione ancestrale, il bambino con la testina sul petto della madre che sente il ritmo del battito cardiaco, il ritmo del respiro che lo hanno accompagnato fin quando si è intessuto nel seno materno. E va bene, vi parlo di questo, è importantissimo. Quindi succede che questo contatto pelle a pelle, così come anche quello che facciamo spontaneamente quando il bambino piange, che fa la mamma, lo stringono, lo coccolano, perché il bambino ha bisogno di questo. Quando abbiamo un bambino prematuro che deve stare a lungo in incubatrice, mettiamo delle sistemi di contenimento perché non sia perduto su un asse lungo, quello che non sa bene il bambino, ha bisogno di sentirsi protetto, coccolato, e cresce meglio. Perché aumentano questi neuromediatori, ma poi tocca al dottor Romeo, la prolattina, soprattutto l'ossitocina. Sono ormoni quelli della serenità, della felicità, dell'affettività, che aumentano il legame mamma-bambino, aumentano la serenità, sono antidepressivi per la mamma, combattono la depressione postpartum. Ma cosa, sostanzialmente cosa succede? Perché c'è la mentalità di dire non prendere il bambino in braccio, perché il bambino si vizia. Allora il neonatino non ha vizi. Il neonatino nasce e sa 2 cose, lo sa perché qualcuno già gliel'ha messo nei suoi cromosomi. Sa che per sopravvivere ha bisogno di nutrimento, ma ancora di più, prima del nutrimento, c'è bisogno che è più importante, che è quello di attaccarsi al corpo di un altro essere umano. Sono esperimenti delle scimmie che sono impressionanti su questo. Il bambino sa questo e se ne assicura solo quando ha il contatto con la madre. Allora il bambino che ogni volta che ha bisogno della madre trova questo contatto, viene coccolato, viene accudito, sperimenta un tessuto di protezione, di sicurezza, che non lo rende dipendente dalla madre, attenzione perché questo è l'errore, non diventa più dipendente, diventa più sicuro, più autonomo, perché sa che avrà una base sicura, dirà poi il dottor Romeo, su cui alla quale appoggiarsi per esplorare il mondo. E sarà un bambino più sicuro di sé, che avrà meno ansia e meno difficoltà ad affrontare le vicende e meno difficoltà a staccarsi dalla madre. Quindi l'allattamento materno con questo contatto per la pelle, ogni volta che il bambino lo richiede, Franca, qua torniamo all'attenzione selvaggio, ogni volta che ha bisogno trova quella risposta di accudimento e questo rinforza il senso di sicurezza nel bambino. Ok? Questo è molto importante questa cosa. Ecco, veniamo poi ai danni provocati al mancato allattamento, che sono di ordine biologico, abbiamo visto infezioni, relazioni, eccetera, psicologico, relazionale, di ordine economico.
Allora, io ho fatto un piccolo calcolo, in un anno un bambino consuma circa 200 litri di latte. Per ora il latte costa 5-6 euro al litro, una mamma, una famiglia che ha latte con latte artificiale spende 1.000-1.200 euro all'anno. Nella nostra provincia sono nati 2 anni fa 4.877 bambini, ho ipotizzato che il 60%, ma sono stato buono, di questi bambini abbia assunto latte artificiale. Allora la nostra provincia di Reggio Calabria ogni anno spende di latte artificiale 3 milioni di euro. Ora, se siamo personale, pensiamo dove ci troviamo e i problemi che abbiamo, di povertà, di disoccupazione, di investimenti, di strutture, ci permettiamo di regalare 3 milioni di euro l'anno a chi? A gente più bisognosa di noi? Assolutamente no. L'Umana ha un budget di 13 miliardi di dollari, la Plasma ha avuto negli ultimi 3 mesi, ha avuto di 902 milioni di dollari. La Plasma, che pensavo fosse italiana, che chiaramente hanno scoperto che appartiene a un'altra società americana, un giro d'affari di 20 miliardi di dollari. La Nestlé, ne parliamo, 82 miliardi di euro l'anno di budget. Lì finiscono i nostri soldi. Stati Uniti, Svizzera, la multinazionale, eccetera. Quindi anche l'abbattere la percentuale dell'allattamento materno è un metodo coloniale, perché il metodo coloniale consiste dal punto di vista economico nel sottrarre risorse ai paesi, alle aree povere e darle alle aree ricche. L'allattamento materno, così come il fumo o sigaretta, sono meccanismi che sottraggono risorse, denaro, contante, alle aree povere, perché più povere sono le aree meno si allatta, non dilungando tutto il possibile che dimostrano in Italia come siamo, le regioni meridionali hanno livelli più bassi di allattamento, come hanno i livelli più bassi di lettura, eccetera, i livelli più alti dei fumatori. Quindi le aree più deboli culturalmente sono quelle che meno allattano, per parlare di questo nostro argomento, più spendono di latte artificiale, più mantengono i ricchi. Ok? Quindi, breast to breast, dici qua il seme è meglio per il tuo bambino, e per la mamma il seme è meglio anche per la mamma. La gravidanza cambia il cervello delle donne. Cioè la mamma, come fa una donna, cioè un essere umano normale, come fa a stare 6 mesi, 8 mesi, svegliandosi 3-4 volte la notte? Guardate, dopo 3 mesi diventa esattamente una cosa. La madre no, la madre sopravvive perché sono tutti dei cambiamenti. Se in questo momento la signora lasciasse il bambino nell'altra stanza e il bambino piangesse, la prima a sentirla sarebbe la madre, perché il senso di attenzione della madre si innalza, perché la natura ci prepara a queste cose, non dobbiamo fare nulla noi di particolare, dobbiamo solo accettare quello che già abbiamo dentro, voi, dove abbiamo dentro. E c'è il problema, ecco, parlavamo con il dottor Romeo della dieta, delle linee, per carità, cose bellissime, però l'allattamento materno brucia 500 calorie al giorno. E quanto sono? Molte o poche? Quanto un'ora in bicicletta? Quindi vedete che facilita anche lo smaltimento del peso. Al tempo giusto, dopo il peso. Ecco, poi più a lungo si allatta, maggiori sono i vantaggi, cioè di andare veloce, riduce le malattie cardiache, il diabete, soprattutto il tumore al seno, le 20.000 vite umane salvate dalle donne, così dire, la luce, erano donne che muoiono di cancro al seno, i casi di cancro al seno possono essere ridotti con l'allattamento materno, all'ovaio, all'utero, eccetera. Poi blocca l'ovulazione, lo sapete, perché se si allatta è più difficile rimanere incinta, questo va bene per noi, soprattutto va bene per il terzo mondo, dove le donne hanno un poco di respiro finché allattano, che non usano sistemi contraccettivi. Migliora la mineralizzazione dell'osso, quindi riduce l'osteoporosi. Nell'immediatezza del parto poi riduce il rischio di emorragia postparto, grazie all'ossitocina, eccetera. E poi è molto pratico, questo le donne che allattano lo sanno, inizialmente può essere un problema, ma quando l'allattamento è avviato, la signora può venire qua, si allatta, non deve, se il bambino piange, andare a chiedere alla cucina che deve scattare il biberon, dormire, ce l'affronta, fa tutto al consumatore. Dare il seno, ne abbiamo prima. Quindi è molto più comodo. Poi c'è un altro aspetto, un altro mito da sfatare, ed è il fatto che non si dorma di meno con allattando al seno. E guardate che non è vero, perché la donna che allatta, rispetto a, perché svegliarsi e fare una popata tanta lottata, mattinata con latte artificiale, è svegliarsi, accendere la luce, scaldare, diluire. La madre che allatta, basta che sia dormiveglia, la mattina sera e continua a dormire. In più, per esempio, la famosa benedetta ossitocina facilita il riaddormentamento da parte della madre e del bambino. Quindi anche questo non è vero che si parla di me. Statisticamente, poi la singola madre non ci vediamo, non so signora madre. Va bene, vado un po' con la conclusione. Allora, questo è quello che dovremmo fare noi con i punti nascita, stabilire protocolli, insistere, addestrare il personale, informare le donne durante la gravidanza, ma questo è compito della signora Paola. Dovremmo prendere esempio, il nostro punti nascita dovrebbe prendere esempio da questo consultorio. Allora, aiutare le madri a cominciare presto,
mostrare come allattare. Occorre, nessuna donna dovrebbe lasciare il punto nascita senza che venga fatta l'osservazione della portata, cioè ci vuole, occorre che un medico, un'infermiera anestetica guardi la donna mentre allatta, perché quello è il momento cruciale. In un minuto, si correggono errori che sono fatali: l'attaccamento sbagliato, il bambino attacca sul capezzolo, macera il capezzolo in pochi giorni, arriva la ragazza che è nata dentro. Altra cosa poi, la cosa che le mamme devono sapere, l'allattamento non può essere, per logica e per natura, non può essere doloroso. Se fa male, se c'è qualcosa che non funziona, perché se l'allattamento fosse stato doloroso non sarebbe arrivato a quest'epoca. Le nostre progenitrici nelle grotte avrebbero buttato via i bambini, le scimmie butterebbero i loro piccoli, qualunque specie umana, ma pensate alle bufale, alle cavalle, alle vacche, si allatterebbero, se avessero dolore. Quindi l'allattamento è piacevole, è rilassante, deve essere, però va fatto a caduto bene il bambino, basta un secondo per spiegare. Allora qualcosa? Incoraggiare l'alimentazione a richiesta, questo, c'è concordanza su questo. Sì, sì, a richiesta. Non dare tettarello su chiotti, specialmente i primi giorni, su chiotto si può dare, non fa male al bambino, alte valenze, però va dato quando la contratta è già arrivata ed è stabile. I primi giorni no, non in ospedale, perché l'istinto che il bambino ha di succhiare è sempre per stimolare il seno. Perché quello che la madre deve sapere è che il latte non arriva in quanto ha partorito, arriva in quanto dopo il parto un bambino affamato, arrabbiato, incavolato, si attacca al seno e la stimola voracemente, solo in quel momento scatta la montata, altrimenti il latte non arriva. Invece le mamme si preoccupano, quindi che succede? Appena nasce il bambino il primo giorno dorme, 20 giorni su 24, e la madre intempa le forze, secondo giorno il bambino piange 20 giorni su 24, questo la madre deve saperlo, che piange perché sta bene, perché è vigoroso, perché sta facendo il suo mestiere, perché si guadagna il pane, il latte meno. Con col pianto, perché non pensiamo di avere la scatoletta con latte artificiale a fianco, pensiamo di essere nella foresta dell'Amazzonia dove non abbiamo nulla, e la madre che fa quando il bambino piange, la scimmia che fa, l'attacca a seno e il latte arriva. Basta non fare questo errore, sono errori banali. Poi i gruppi di sostegno sono molto importanti, il fatto che le madri si incontrano, che si vedono, che parlano fra di loro, che si confrontano, che si incoraggiano fra di loro, che la madre va incoraggiata. Per questo è importante parlare a tutti voi, non solo la madonna che partorisce, perché la mamma che partorisce a casa la nonna, la zia, la comare, la vicina di casa, che dicono la loro, pure l'altro non è buono, non ti piangi, non ti stanci, dangi la giunta, che cosa devi fare? Qua devo dire che mi spiace dirlo, ci vorrebbe più impegno anche da parte del villaggio di base, perché quando il bambino piange la mamma telefona, signora, molto spesso, troppo spesso, signora date la giunta. Quando si comincia a dare la giunta, allora c'è un danno, perché si innesca un circolo vizioso negativo, che il bambino che prende la giunta si sazia, dorme 6 ore, per 6 ore il seno non viene stimolato, se il seno non viene stimolato non produce latte. Dopo 6 ore l'attacca con la coccolante e dovrà dare sempre più giunta di latte e mezzo. Questo è l'errore più frequente. L'ultimo punto con giunta di successo è consigliare a tutte le madri della nostra terapia. Ecco, quindi questo è quello che non avete fatto, questa è la foto che ho fatta nell'ospedale, voglio dire. Questa è una vignetta che ho fatto pure io, una donna che va a comprare latte, ma vi dico sono cose vere, con latte che zampilla, perché le vedo, infatti lo posso giurare, e il venditore mi dice latte da comprare o da vendere, perché ci sono donne con latte da vendere, con l'ingordo mammario, che vanno a comprare latte artificiale, peggiorando la situazione. Ecco, l'ultimo punto, l'ultimo minuto vi chiedo, che è il tema dell'anno scorso che mi sta a cuore. L'allattamento è una chiave per lo sviluppo sostenibile. Che c'entra lo sviluppo sostenibile con l'allattamento materno? Intanto sviluppo sostenibile che cosa significa? Significa avere la consapevolezza che viviamo in un pianeta che ha risorse limitate. Dobbiamo cercare di usare queste risorse con sobrietà. Dobbiamo fare in modo che tutti gli esseri umani, che tutte le donne del mondo, che tutti i bambini del mondo abbiano vantaggi, gli stessi vantaggi dalle risorse che utilizziamo. E dobbiamo cercare di produrre meno scarti possibili, meno rifiuti possibili, non è compito mio parlare di queste cose. E questa è una foto che ho fatto io, cioè nel mondo c'è gente che partorisce così, e queste cose sono inaccettabili, allattamento o non allattamento. Però in che modo il latte, anche la scelta del latte, perché noi possiamo cambiare queste istituzioni con costi semplicissimi, allattando al seno, mettendo i soldi in un conto corrente di una banca elettrica, con cose molto semplici che toccano la vita. Allora, il latte materno intanto, che risorse in più richiede? Nulla, forse la madre ha qualche caloria in più per la madre. E che scarti produce il latte materno? La cacca del bambino. Ok? Zero. Quindi è l'ideale da questo punto di vista. Il latte artificiale invece? Il latte artificiale richiede allevamenti intensivi,
quindi richiede produzione dei cereali che vengono finalizzati solo agli allevamenti e quindi alla produzione di latte, e poi il latte va scatolato, va sterilizzato, va venduto, va tenuto nella catena del freddo per consumo di energie, poi produce qualche cosa, perché ogni confezione di latte ha un suo contenitore. Voi immaginate, moltiplicate il contenitore che buttiamo ogni mattina, ogni due mattine, per miliardi di donne nel mondo, e guardiamo che impatto hanno queste scelte. Sono cose molto importanti, sulle quali dobbiamo capire. Mentre parlare del latte materno significa parlare del futuro dell'umanità, veramente, del tipo di mondo che noi vogliamo costruire, del tipo di società nella quale crediamo. Noi possiamo cambiare il mondo attraverso piccole cose che fanno bene a noi e fanno bene a tutti. Questo è il messaggio che mi arriva dal latte materno. Concludo con questa bella frase di questo medico che ha avuto i suoi problemi perché ripeteva queste cose negli anni 40, che dice: il neonato ha solo tre esigenze: il calore delle braccia della madre, il cibo del suo seno e la sicurezza di sapere che ella è presente. L'allattamento materno lo soddisfa tutte e tre. Ok, il seno è sempre bene. Ringraziamo il dottore Tito Squillace perché con le sue parole è riuscito a farci sentire vicino ai nostri bambini per poter essere di supporto e di aiuto. E procediamo con il dottor Romeo. Durante l'esperienza della gravidanza la donna prende contatto con la nuova vita che ha più dentro di sé, sia attraverso i vari segnali provenienti dal suo corpo, sia mediante numerose fantasie personali sul nascituro. L'intimo percorso a due non termina di certo con il parto, ma si rinnova con il primo contatto fisico madre figlia e trova la sua massima concretezza espressiva nell'allattamento al seno materno. L'alimentazione, infatti, oltre a provvedere al soddisfacimento fisiologico della madre, è carica di valenze psicologiche, dato che il cibo rappresenta il primo rapporto che il bambino ha con il mondo. È stata studiata con particolare attenzione la modalità con cui il neonato viene alimentato. Secondo Winnicott, pediatra e psicanalista, l'allattamento al seno rappresenta la prima forma di comunicazione in grado di condizionare le successive esperienze comunicative e relazionali. Non si tratta semplicemente di offrire il latte, ma di creare un legame. Di questo ce ne parlerà lo psichiatra Vincenzo Maria Romeo. Grazie, grazie della parola, grazie al CIF in tutte le sue componenti per l'invito e grazie a voi avermi dato l'opportunità di parlare di un argomento interessante, no? Allora, stavo ascoltando il collega pediatra che diceva delle cose con un fervore, un'emozione, anche un'emotività bella, no? Importante. Ed ero interessato molto ai discorsi che faceva rispetto alla parte economica. Dite perché? Perché erano discorsi significativi. Se noi fossimo capaci di ragionare su un piano del genere, sostanzialmente non avremmo difficoltà a scegliere una via giusta, no? In realtà, quello che consideravo mentre lo ascoltavo è tendenzialmente, se avessimo una mamma qua di fronte ad ascoltare questa parola, non gliene fregherebbe proprio niente. E perché vi dico questa cosa? Perché la sensazione è che si è cambiata molto la maternità e si è cambiata in termini di individualismo talmente tanto pieno da probabilmente non riuscire a fare una serie di considerazioni, no? Mi spiego, così dipano un pochettino quello che è il pensiero che volevo un pochettino condividere con voi, no? Una volta il parto era un processo talmente tanto naturale e fisiologico da essere una via, tra virgolette, di sviluppo, no? dell'essere umano in termini antropologici e quant'altro, no? Quanti figli si facevano? Un tempo tanti figli si facevano. Per tante motivazioni si faceva, per altre motivazioni probabilmente oggi non si fanno, no? Però quello che è cambiato molto è il ruolo della madre. Io non so che percezione hanno il pediatra, l'ostetrica rispetto alla madre che partorisce e alla madre che deve allattare il seno. Io da psichiatra, psicanalista, vedo delle mamme che, se raffronto alle mamme di un paio di generazioni fa, vedo molto diverse. Vedo molto diverse in tutta una serie di modalità, di approcci psicologici, di tranquillità nell'affrontare qualcosa che dovrebbe essere naturale, no? Perché come dicevamo prima, cioè, cosa c'è di più naturale di avere un bambino appena partorito, di metterselo vicino a sé, in qualche maniera attaccarlo al seno. Eppure questo processo non è così semplice. In realtà dovrebbe essere fondamentale perché diceva giustamente la dottoressa Morabito, parlando di Winnicott, si potrebbe parlare di Winnicott, si potrebbe parlare di Bowlby. L'attaccamento in sé per sé nasce dal contatto del caregiver, in questo caso della mamma,
del bambino. L'attaccamento sicuro è quel processo che diceva prima il collega Spillaggio, per il quale il bambino si sente rassicurato, si sente protetto, e l'attaccamento sicuro riesce poi a spostarsi. Esplora il mondo, torna indietro, vede che mamma è lì, è sicura nel suo modo di abbracciarlo, no? La morfologioterapia in qualche maniera coglierlo tramite il seno e può continuare a esplorare verso fuori. E in realtà per fare e per avere un attaccamento sicuro ci devono essere tutta una serie di disponibilità, e ci devono essere disponibilità in termini quantitativi, in termini qualitativi e nella possibilità di utilizzare gli strumenti, no? Stavo pensando a quanto tempo abbiamo per attaccarci al nostro bambino, pensavo a quanto tempo abbiamo da poter dedicare al nostro bambino nell'attaccamento, nel non dover necessariamente fare altro mentre lo stiamo attaccando, perché in realtà si parla di attaccamento sicuro nel momento in cui il bambino percepisce sicurezza nell'abbraccio. Non basta mica solo abbracciarlo, che può percepire un attaccamento, un abbraccio insicuro, e a quel punto un attaccamento non si sviluppa più in maniera sicura, ma si sviluppa in maniera sicura ambivalente e piuttosto levitante. Il bambino sì è lì, ma di fatto non si sente rassicurato, non sente la presenza emotiva della madre, quindi in qualche maniera non la sente rifugio proprio per sé. E quindi da questo punto di vista poi quell'abbraccio è tutt'altro che funzionale, è disfunzionale. E c'è bisogno anche dello strumento, no? E pensavo al seno, pensavo alle giovani donne di oggi, no? E quanto il collega un pochettino l'ha accennata a questa cosa, però se vogliamo fare un ragionamento, che sia un ragionamento anche di prospettiva per aiutare a capire come in qualche modo si deve venire incontro a questa esigenza, no? L'idea che il breast is the best, no? Poi alla fine il concetto base, dobbiamo ricordarci che quanto la donna mette in gioco di sé rispetto alla maternità, all'allattamento, è qualcosa di importante, noi lo sappiamo, no? Altrettanto vero è che però le rassicurazioni che la donna oggi ha e percepisce probabilmente non la tranquillizzano rispetto a questo supporto, no? Prima si parlava ad esempio dei vari supporti, la nonna, la vicina, la zia. Attenzione, però la maternità è aumentata in termini d'età, noi abbiamo sempre meno persone vicine. E meno persone vicine, quindi meno parafamiliari e familiari intorno, vuol dire meno rassicurazioni, meno idee che in qualche maniera possano essere di tranquillità rispetto a mamma, che spesso e volentieri si ritrovano da sole, dove di fondo ci dovrebbero essere i pediatri come il dottore Spillaggio, che sono così energici, così valoriali, così affettivi, affettuosi. Però ci sono alcuni pediatri che magari non lo sanno fare, non riescono a fare, eppure dovrebbero essere a riferimento, no? Cito una cosa che so perché mia sorella fatto una bimba da non molto, e mi raccontava che un pediatra, ad esempio, le ha detto ultimamente, quando cominciava ad allattare, dice: allatta fin quando vuole il bambino, no? Allora, e pensavo a questo tipo di frase che dal punto di vista medico io chiaramente non condivido, ma non la condivido dal punto di vista medico. Dal punto di vista della responsabilità che viene data alla madre rispetto a come lei deve autonomamente riuscire a capire di potersi gestire da sola. E allora, ma la madre è da sola? Spesso e volentieri, perché il padre alle volte c'è, il padre alle volte non c'è, spesso siamo in famiglie monogenitoriali, quindi il padre non c'è perché non c'è mai stato, perché l'abbiamo allontanato, e quindi la madre deve farsi carico di tutto questo, spesso e volentieri anche la madre lavoratrice, a maggior ragione, quindi neanche il tempo di potersi dedicare pienamente a questo va. E rispetto al prendersi il carico di responsabilità, attenzione, perché è impegnativo perché non si nasce madri, lo si diventa passo dopo passo, ma la rassicurazione di sapere che si sta facendo la cosa giusta diventa un problema, psicologicamente diventa un problema. Perché è importante, sarebbe importante l'allattamento? Il collega l'ha detto prima, perché nell'allattamento si sviluppano sostanzialmente due ormoni fondamentali, però importanti, sono la prolattina e l'ossitocina. La prolattina e l'ossitocina sono due ormoni che per motivi diversi, nel momento in cui c'è il processo di istruzione, vengono portati nel sangue della madre e sviluppano due cose fondamentali. La prolattina rasserena, pacifica, seda, tranquillizza. Quando abbiamo la prolattina alta siamo nella pace dei sensi, ok? Mentre l'ossitocina sviluppa l'emotività affettiva e quel processo di innamoramento che è simile all'innamoramento che vive nei confronti di un coniuge. Allora, provate a immaginare che differenza faccia se una donna allatta e quindi ha nel suo corpo prolattina e ossitocina, o non allatta e quindi nel suo corpo non ha prolattina e ossitocina. E nei momenti in cui non sa gestire questo e quindi si ritrova a non riuscire, perché magari un attaccamento è stato sbagliato, perché lei non consiglia male e quant'altro,
quanto in realtà si trova in difficoltà, perché quegli stessi processi per i quali potrebbe stare tranquilla e mettere il bambino a sé e rassicurare sé e il bambino, sono gli stessi processi per i quali non è tranquilla, per i quali diventa isterica, no? L'esaurimento di cui parlava il dottore Spillaggi, per il quale probabilmente non dorme, per i quali probabilmente entra in situazioni di depressione postpartum. E mai come negli ultimi 10-15 anni c'è un aumento esponenziale delle depressioni di questo parto. Ma come mai? Perché noi ci dobbiamo anche dare delle spiegazioni del motivo per le quali le cose cambiano, no? Lo sviluppo di come naturalmente dovrebbe procedere una cosa che in realtà non si sviluppa. E allora abbiamo una attenzione spasmodica verso l'unico figlio, perché spesso diventa il figlio unico. E questo è una proiezione importante delle proprie istanze, delle proprie aspettative, diventa quasi un'appendice della propria persona, per cui non si ragiona su un modello di attaccamento per il quale ti porto in grembo e ti lascio la vita, ma diventa un processo per il quale sei mio e ho paura che tu non possa più essere mio, in qualche maniera quindi entro in una fase d'allarme, entro in una fase d'ansia. Ci sono dei meccanismi per i quali le donne appunto a maggior ragione rimangono sole rispetto a tutti questi processi e l'attaccamento diventa un attaccamento insicuro, diventando un attaccamento insicuro quello che poi è il fulcro un pochettino poi dell'adattamento al seno, ma in generale l'attaccamento con la madre, è che la costruzione del legame, la costruzione che diventa poi nella prospettiva per il bambino non funzionale, quindi non solo tutto quello che vi è stato detto, per come il bambino non sviluppa fisiologicamente il proprio sistema immunitario, per tutte le capacità che in qualche maniera non ha la possibilità di strutturare organicamente se non prende il latte materno, ma le relazioni, se non c'è un attaccamento sicuro, le relazioni saranno disfunzionalità grande. E questi sono processi che chi fa il mio lavoro in qualche maniera sa bene che determinano la vita delle persone e sono ragionamenti importanti su cui parlare e di cui discutere. Quindi è chiaro che ragionare su un argomento del genere oggi presuppone il fatto di, secondo me, sottolineare un fattore importante, che dobbiamo veramente aiutare la madre e le madri, perché le madri di oggi sono madri più in difficoltà e sono madri che affrontano un processo molto più complicato e molto più complesso. A me viene sempre un'immagine quando penso alle mamme di oggi, no? Si partorisce spesso in maniera col parto cesareo, purtroppo, anche quando non è necessario, alle volte fortunatamente si dice il parto volontario che cosa buona e giusta, perché chiaramente i processi fisiologici sono sempre i processi migliori del mondo, anche se noi ci dobbiamo ricordare che il nostro mondo sta andando da tutt'altra parte, perché se no non capiamo come mai ci troviamo di fronte a vie opposte rispetto a quelle fisiologiche, no? E pensavo alle giovani mamme di oggi, spesso e volentieri, che partoriscono e vanno in palestra appena dopo aver partorito. Perché mi viene questa immagine e ve la rappresento? Perché io provo a mettermi nei panni degli occhi di un bambino, del bimbo appena nato. Voi pensate a immaginarvi al posto del bimbo e pensate alla mamma, alla vostra madre, che in qualche maniera sta cercando il più possibile di cancellare quelle modificazioni fisiche che l'hanno condotta a portarvi al mondo. Cioè, se ve la ragionate su un piano di imprinting e di immagine, è un'immagine devastante, perché è come se in qualche maniera quello che io ho determinato in funzione del fatto che tu mi hai portato in grembo è assolutamente il motivo per il quale tu stai cercando di allontanarlo e di cancellarlo il più possibile. E attenzione su questo, perché noi abbiamo una scoperta italiana fondamentale che dovremmo citare oggi, che sono i neuroni specchio. Sapete cosa sono i neuroni specchio? Li sono stati scoperti a Rizzolatti, sono stati scoperti a Parma, è una rivoluzione che probabilmente prenderà il Nobel tra un ventina anni, che rivoluziona il modo di fare le neuroscienze, di come concepire le rapporti e le relazioni. I neuroni specchio sono sostanzialmente dei neuroni, che sono in delle aree, che in qualche maniera rispecchiano il funzionamento dell'altro in uno spazio vitale. Quindi cosa succede? Siamo più prossimi, abbastanza prossimi nello spazio vitale l'uno dell'altro, se tu fai delle cose, attivi delle aree, si attivano le mie stesse aree anche se io non faccio nulla. E questo non solo funziona su un piano neurologico, funziona anche su un piano emotivo. E quindi le stesse emozioni che tu dipani e vivi e quindi processi in termini di attivazione di aree cerebrali sono le stesse delle quali che attivo io. E cosa c'entra? C'entra perché voi immaginate una mamma moderna, con tutte queste difficoltà, con tutta questa attivazione di aree, cosa sta consentendo al figlio di specchiare, tra virgolette, con gli specchi?
E quindi non è solo quanto in realtà lo abbraccia, come lo abbraccia e quanto lo rassicura rispetto a questo, ma anche molto più semplicemente quanto è serena dentro, dal punto che l'attivazione dei neuroni specchio delle sue aree frontali possono essere rispecchiate alla stessa maniera del bambino. E questo crea un processo importante, perché è un processo di crescita, è un processo di sviluppo. Quindi, come vedete, di fatto, forse il focus è proprio il focus di attenzione che va dato alla donna, come aiutarla da questo punto di vista, come farle capire che in qualche maniera non è sola, come farle capire che spesso e volentieri deve essere, può essere guidata se riesce a fidarsi, perché credo che sia un processo che abbia anche a che fare con la difficoltà da questo punto di vista ben utilizzato. Pensavo prima, no, ai discorsi che facciamo col collega, è vero che ci sono alcuni periodi che dicono un po' come noi, no? Come la psicologia, è un po' la stessa storia, no? Ognuno di noi dice quello che vuole, non può funzionare così con una madre. Perché una madre che sente il parere di una persona, poi sente il parere di un altro, poi di un altro ancora. Cioè, entra oggettivamente in confusione, perché già di per sé sta vivendo un momento travagliato, anche perché è un processo di trasformazione. È un processo di trasformazione che la società non vuole, perché il messaggio subliminale che viene mandato è esattamente al contrario. Noi stiamo dando un messaggio proattivo alla vita, in realtà la società, guardate che dal punto di vista subliminale ci manda messaggi esattamente al contrario. Non ci dice produci, crea, procrea, ci dice tutt'altro. E quindi da questo punto di vista c'è un messaggio che è accessibile e quindi in qualche maniera condiziona il retaggio culturale, il retaggio mentale di una mamma o di una giovane donna, che già ci arriva, se ci arriva, molto tardi, se ci arriva molto tardi, e quindi con tutta una serie anche di problematiche, che sappiamo che fare un figlio a 20 anni non è esattamente la stessa cosa di farne una a 40, anche che fa un figlio a 20 anni oggi. Vi risulta? Non lo so. Mi spiego? Fortunatamente, dico fortunatamente vi risulta. A me risulta che purtroppo stiamo aumentando sempre più l'età, che da una parte può essere un buon principio. Io non sono molto convinto che sia un buon principio, questo lo dico spassionatamente, perché lo sento un principio molto egocentrato, molto centrato su un bisogno materno. In realtà una madre deve fare la madre quando può fare la madre, è nel pieno delle sue capacità, delle sue possibilità organiche, mentali, psicofisiche, ok? E quindi farlo nel momento giusto e nella relazione giusta forse è più importante che in altre situazioni. Però voglio dire, i messaggi sono questi, no? Vabbè, fallo, tanto lo puoi fare fino a quando vuoi, ne devi fare uno perché se non ne fai uno, però fanne uno perché il fine è un processo economico. Altro messaggio che in qualche maniera è molto condizionante oggi. Io sento giovani coppie che quando devono pensare di compiere il loro gesto d'amore nella procreazione si mettono con la calcolatrice e si fanno i calcoli. Tu hai questo stipendio, io quest'altro stipendio, abbiamo la casa di proprietà piuttosto che no, allora sì, il figlio lo possiamo fare piuttosto che no. Voi dite, fa sorridere questa cosa? Non fa neanche sorridere per due motivi. Uno, perché in realtà il significato del fare un figlio e di procreare non è esattamente quello di un processo economico, tutt'altro. Due, perché dovete sapere, ma lo immaginate già, che la psicanalisi, che è la branca delle neuroscienze più antica che ha studiato questo processo, cioè il processo madre-figlio, vi dice una cosa che è di un significativo impressionante, cioè vi dice, attenzione a tutte quelle che sono le aspettative dei genitori nell'attesa del figlio, nonché dare un certo nome al figlio, nonché poi muoversi, toccarlo, parlare di dicendo, ma già il figlio è concreto, e condiziona l'esito, condiziona il destino del figlio stesso. Quindi immaginate cosa possa essere in termini psicanalitici l'idea che una coppia si metta a ragionare sul procreare un bambino ragionando in maniera economica, che detta così credo che renda abbastanza, no? Quindi tutt'altro che un aspetto di desiderio, di compimento d'atto d'amore, di prosecuzione della specie, ma voi avete mai sentito parlare di coppie giovani oggi che parlano di prosecuzione della specie? Ma non gliene frega proprio niente. Ecco perché era interessantissimo quello che diceva il dottore Squillace, ma io immaginavo un giovane d'oggi inferiore. Ma sicuramente no, mi auguro di sì, ma sicuramente no, perché il processo è talmente tanto individuale, si è talmente tanto individualizzato, che magari ci fossero le possibilità di fare ragionamenti di questo tipo. In realtà siamo orientativamente, epidemiologicamente, poi chiaramente con le eccezioni dovute, meno male, siamo in tutt'altro tipo di profilo. Per cui
fare ragionamenti di questo tipo diventa importante, diventerebbe importante proprio perché se ci fossero insomma consultori come quello di Mello, quei processi di pensiero come questi, probabilmente avessimo di fronte giovani, che poi il problema è di fronte giovani, e riuscire a parlare ai giovani in questa maniera, forse riusciremmo a distillare un po' di semi e in qualche maniera contrastare i messaggi subliminali sociali che, come diceva il collega, le major, la plasma e via dicendo, invece portano in tutt'altro tipo di indirizzo il processo di maternaggio, il processo di allattamento. Direi che può passare perché sennò vi taglio oltre, passo la parola alla moderatrice. Grazie. Il dottor Romeo per il supporto psicologico che questa relazione ha portato alle nostre conoscenze. Paola, puoi cominciare? Sì, allora, andiamo un attimino ora. Allora la Paola che ci spiegherà. Parlerò di attacchi e posture per far sì che comunque l'allattamento poi andrà a buon fine. Una donna che ritorna dopo che ha partorito, torna a casa, si ritrova in queste condizioni. Vi rivedete? Vi ricordate quando siete tornati a casa? Consigli gratuiti da tutti, ognuno che dice la sua in base alle proprie esperienze che ha avuto. Però dobbiamo capire che una mamma che partorisce deve fare la propria esperienza, perché io dico alle donne quando vengono a fare il corso, il dolore perché ce l'ha dato il Signore? C'è un motivo valido. Perché voi entrate in sala parto che siete figlie, uscite mamme. Quel dolore corgia la mente, vi fa diventare mature e voi riuscite dalla sala parto, siete sempre Paola, ma con una testa diversa. Quindi una maturità materna che cresce nei 9 mesi e si matura col parto. Ritornando a quello che diceva il dottore, cosa diceva prima? Diceva sì, giustamente la donna deve avere quella maturità, non ce l'ha, perché non tutte le donne comunque hanno avuto quel dolore del parto che hanno fatto sì a maturare. Quindi noi troviamo donne che, come diceva, vanno in palestra ma non hanno sperimentato quella maturità. E il dolore del parto è un dolore bellissimo. Perché è bellissimo? Perché comunque noi riusciamo a contenerlo. E quindi noi abbiamo il dolore, abbiamo la pausa. Quindi tutte le donne partoriscono e la stessa donna ritorna a partorire. Quindi capite che non è una cosa poi brutta, è qualcosa che noi poi un dolore che lo aspettiamo, ma non partorisce, no, ancora sto aspettando le doglie. Quindi capite come noi lo cerchiamo. Quindi quando noi ritorniamo a casa, ritorniamo col fagottino, noi siamo già in grado di capire il nostro figlio, le esigenze di nostro figlio, assieme maturiamo. Ma dobbiamo lasciare il tempo che mamma e figlia si conoscono? Ed ecco che al corso preparto, quando parlo di allattamento, là sono presenti tutte le nonne, paterne e materne, perché devo dare giuste informazioni sui compiti che loro devono avere ritornando a casa e avendo questa puerpera. Il puerperio è un momento molto delicato, più del parto. L'ostetrica ci tiene più al puerperio che in tutta la gravidanza, perché lì si intersecano degli ormoni, ormoni che salgono, ormoni che scendono, e quindi se lì la donna non ha un supporto, la perdiamo. Ecco che sono aumentati le depressioni post-parto. E come mai sono aumentati nel nostro periodo? Le nostre nonne partorivano allattavano 3, 4, 5 anni. Ma quale depressione post-parto? Se noi andiamo a chiedere, loro non conoscono neanche che cosa vuole dire. Proprio perché c'è stata ora una concentrazione tale di un evento fisiologico che l'hanno fatto da padrone e da patologico. E quindi le nonne che entrano a far parte, devono entrare a far parte di questo evento, devono capire cosa è bene fare per questa puerpera, dare quel sostegno. Quindi abbiamo delle case che ci richiedono molte pulizie ed è quello che loro dovrebbero dare questo supporto, perché la donna il primo mese si dedica molto al bimbetto perché il bimbo vuole mangiare poco e spesso e quindi non può stare lì a fare le faccende. Quindi l'allattare è un diritto che riceve l'informazione, di aiuto e quindi chi ci sta attorno deve dare a questa puerpera e non ci devono essere interferenze perché mamma e figlio si capiscono,
si conoscono. In una settimana quella mamma riconosce il carattere di quel figlio, se gli diamo il tempo che mentre lo allatta lo osserva, ecco l'osservazione che ha la mamma, e quindi quando si allatta la mamma è serena perché c'è proprio quell'ormone, nello stesso tempo va a valutare tutti i gesti che fa questo bimbo, e da lì comincia a capire il carattere di questo bimbo. È un diritto di allattare ovunque, non avere paura, non avere vergogna. La vergogna la dobbiamo avere se troviamo un cartellone con una donna in bikini o con un seno di fuori, ma non ci fa specie. Ci fa specie se la mamma si mette lì al bar e allatta, lì fa spettacolo. Quindi capite come a un certo punto il progresso ci ha regredito, quindi ci dobbiamo cominciare a capire che la fisiologia è la base della nostra vita poi alla fine. E il diritto di essere tutelate, noi abbiamo in effetti una bellissima legge per tutelare la donna che è in allattamento. Il latte materno è il miglior vaccino, è il primo vaccino che la mamma dà al proprio bimbetto, proprio perché comunque, come diceva il dottore, è ricco comunque di sostanze nutritive e anche anticorpali. In Italia, il dottore ha parlato in generale, in Italia noi comunque ce l'abbiamo, abbiamo una bassissima percentuale di allattamenti, ed ecco perché tutto quell'accordo Stato-Regione del 2010, la chiusura dei punti nascita, è partito da tutte queste cose, quindi da un aumento di tanti cesari, da una diminuzione di allattamento e da un'aumentata depressione post-parto, aumentata di allergie, quindi un aumento di allergie nei bambini, un aumento di prestazioni di logopedia dei bambini. L'avete visto che oggi quasi tutti i bambini hanno problemi di logopedia, sono tutti, quindi capite che disastro. Il sistema sanitario fra un paio d'anni, se si continuava così, non riusciva più a contenere tutte queste spese, ed ecco che ha dato un freno. Ecco perché ha cominciato a riorganizzare il territorio, chiudere i punti nascita, aprire i consultori, mettere le ostetriche, che la figura fisiologica, quella che dà le informazioni corrette alla donna, che la fa diventare serena. Ricordate la vecchia ostetrica condotta, ecco, un tempo il comune pagava l'ostetrica condotta, oggi voi avete nei distretti questi consultori dove troverete l'ostetrica che vi dà tutte queste informazioni. E quindi capite come c'è stato un bassissimo proprio indice di allattamento, noi lo vediamo qua a 30, a Trento 5, quello più basso in Sicilia. Nel 2015 io ero presidente dell'Ordine degli Ostetriche e lì ho voluto fortemente fare questa indagine, perché chiuso il punto nascita io ho lavorato 2 anni agli ospedali riuniti, e quindi lì vedevo che in effetti c'era una grossa fetta giustamente di parti e c'era qualcosa che non andava, queste donne comunque che non allattavano, che erano insoddisfatti. Quindi per andare a fare un cambiamento a livello regionale dobbiamo portare dati. Allora io lì ho chiesto il permesso a tutti i 5 direttori generali che allora c'erano, i 5 punti nascita, ho portato le ostetriche inoccupate e ho cominciato a intervistare, abbiamo intervistato 962 donne tra Reggio e Cosenza, la collega ha lavorato pure a Cosenza. Cosa è uscito da questo campione? Un campione dove noi abbiamo intervistato queste donne, dove c'era la gravidanza, il parto, il puerperio, l'allattamento a 3 mesi, l'allattamento a 6 mesi. Un'indagine che ha avuto la sua durata 1 anno, per poi tirare fuori le somme e trovare che l'allattamento esclusivo a 3 mesi, 44,9%, allattamento a 6 mesi a Reggio Calabria 0, quindi grave, allattamento a 6 mesi il 2,8% a Cosenza, perché Cosenza c'aveva un consultorio come questo che noi abbiamo, che lavora come stiamo lavorando noi, e quindi ha cominciato a dare informazioni alle donne, a sostenerle, ha creato il gruppo di autoaiuto di donne per aiutare le altre donne a dare informazioni, e quindi è arrivata ad avere questa percentuale. Noi in Reggio non avevamo nessun consultorio che funzionava, perché comunque non c'era la figura fisiologica, e noi avevamo 0. Quindi una volta che io ho portato questi dati alla regione, abbiamo fatto un grosso convegno, da lì, perché io ho fatto tutto questo, qual era il mio fine? Portare una legge regionale e far partorire le donne a casa, come un tempo la fisiologia si fa a casa, la patologia si fa in ospedale.
E da questo studio è partita la legge regionale, che è arrivata ormai quasi all'ultimo step, cioè ci manca l'ultima firma, e poi la Regione Calabria ha la legge regionale sul parto in casa, come tutte le altre regioni. Ritornando a noi, l'allattamento, quando una mamma mette il bambino al seno, alla fine cosa trova questo bambino? Non trova solo il latte, trova la consolazione, trova l'affetto, il calore, la sicurezza, come diceva il dottore, cioè io che tengo un bambino in braccio non è un vizio, è un bisogno. I bambini stanno 9 mesi dentro la pancia, 9 mesi fuori la pancia. Ecco che noi nel corso prepariamo le donne a portare i bambini in fascia, perché proprio il bambino ha bisogno del contatto più dell'alimentazione. Cosa contiene questo latte? 100% di salute, 100% che è naturale, è gratis e 100% di amore, quindi è qualcosa di meraviglioso. Cosa favorisce? Favorisce lo sviluppo della bocca. Se prolungato protegge anche dalle male occlusioni. Quindi se io faccio allattare questo bambino, il capezzolo si schiaccia, va a mettersi sul palato duro, che quando nasce il bambino è molle, e quindi questo palato si comincia a modellare, ad allargarsi per dare spazio ai 32 dentini. Ma se io poi dopo le metto un biberon, capite bene che lì non ci sarà lo spazio, quindi la bocca prende la forma a U e quindi i dentini non riescono a entrare, e il bambino andrà incontro poi alla protesi, quindi all'apparecchio. E noi vediamo i bambini quando sono allattati artificialmente con questo sguardo cadente, perché i muscoli non sono formati, non ci sono, man mano che il bambino ciuccia va lì a mettere in funzione tutti i muscoli facciali, quindi li tonicizza, e in questa maniera abbiamo questo sguardo assente di questo bambino con la boccuccia aperta, quindi con problemi respiratori pure. Quindi capite quanti danni si fanno. Tutte le mamme possono allattare, anche un seno piatto, lì c'è la ghiandola che produce, quindi l'importante è mettere i bambini al seno subito, e lì la ghiandola comincia a essere stimolata e produce latte. Va attaccato il più presto possibile, non ci sono regole fisse per la durata, si stacca il bambino quando è sazio. Va attaccato ogni volta che il bambino mostri segni di fame, quindi che si mette le manine in bocca, ve lo dice, lui non parla ma già si fa capire. Il bambino ciuccia 10-12 volte al giorno, calcolate questi primi 15-20 giorni. Evitare l'uso di ciuccio e di biberon. Il ciuccio, noi diciamo, il Ministero ci dice di cominciare a introdurlo, se vogliamo, dopo il primo mese, quando già il primo mese l'allattamento è stato avviato. Il latte viene allattando, più si allatta più il latte c'è, è il nutrimento, l'alimento perfetto. Come facciamo a capire se alla fine si sazia oppure no? Controlliamo i pannolini. Se bagna 4-6 pannolini al giorno, vuol dire che il bambino riceve la giusta dose di latte. Un bisogno e non un vizio, l'allattamento favorisce il legame con il bambino. La postura, quindi i bambini, ricordiamoci che per mettersi a ciucciare, intanto il bambino prende come l'orientamento il capezzolo, ma non che il latte viene dal capezzolo. Lui prende sull'aureola, quindi deve arrivare a prendere l'aureola, quindi la postura del bambino deve essere corretta, perché se non è corretta non arriva lì non fa tirare tutto il latte, rimane, e quindi abbiamo gli ingorghi. Ecco che a un tempo noi, mi ricordo quando eravamo nel punto nascita, se mamme non lo attaccavano subito e la nonna diceva ma non ha latte, che gli mette se non ha latte? Il bambino, se voi lo mettete, il bambino piano piano produce, stimola la ghiandola e fa venire il latte. Ecco, le donne oggi tutto questo già è superato, già lo sanno e mettono subito il bambino al seno. Il lattante compie 60-90 atti di suzione al minuto, quindi capite che a un certo punto si appisola, ecco, poi noi lo corichiamo, il bambino dopo un po' si sveglia, cosa si dice tutto attorno? Poco latte, l'hai allattato ora poc'anzi, sicuramente non ti basta il latte, hai bisogno del latte artificiale. No, il bambino si è stancato, deve completare quella portata. Quindi dobbiamo dare il tempo che il bambino, man mano che cresce, poi vedete che già nel secondo mese il bambino fa 3 sole ciucciate ed è a posto. Poi ci chiamano, signora Paola, ma mi sta poco al seno rispetto a prima, e perché è cresciuto ora tuo figlio? Quindi le cose sono già cambiate.
Quindi fa l'aspirazione proprio al livello della aureola. Quali sono le posture? Abbiamo la postura seduta o a culla, quindi la donna si deve mettere seduta su una poltrona o una sedia, con le spalle poggiate allo schienale della sedia, gambe devono essere sorrette da un'altra sedia o un'altra poltroncina. L'importante è che la schiena sta a 90 gradi. Allattare il primo mese ci vuole un'ora, che il bambino si sazi. Ciucciando, si colga, poi lo prendo, poi lo cambio, ci passa l'ora, vedete. E se io sto scomoda, capite che poi fino a sera siamo stanche, quindi poi l'allattamento è veramente stancante. Tante donne l'hanno abbandonato perché veramente è un pochettino pesante poi. Ma se noi comunque già spieghiamo la postura, la donna è tranquilla. E quindi quando allatta io dico, devi avere due tipologie di sensazioni: il sonno, dopo che ti scende quel sonno, quegli occhi che non riesci a tenerli aperti, e sbadigli. Avete presente una gattina che allatta? Che quando allatta chiude quegli occhietti, ecco la stessa cosa, quindi c'è questo senso proprio di rilassamento che è dovuto proprio alla prolattina, e lo sbadiglio che comunque è un'altra sensazione che ci fa capire che io sto allattando bene, quindi non c'è bisogno della bilancia, quindi già da queste due sintomi io posso essere tranquilla. Oppure la posizione sdraiata, noi la consigliamo alla donna che ha avuto un taglio cesareo o la donna che allatta la notte, si mette sul fianco, il bambino ciuccia e la mamma dorme, quindi capite quanto poi è importante. La posizione a rugby com'è? Mi dai quella bambolina? La posizione a rugby noi la consigliamo quando una mamma deve allattare due gemellini nello stesso periodo, capita nello stesso orario, come fa? Si mette uno di qua e uno di là e questi bambini ciucciano. Oppure una mamma che ha avuto un solo bimbo, ma all'ingorgo, stamani mi ha chiamato una mamma di 4 mesi che aveva sto bambino di 4 mesi, c'ho un dolore al seno, e che era successo un ingorgo, e allora dico metti il bambino a rugby, quindi insomma mette così. Sicuramente questa parte, quando noi allattiamo, dobbiamo cambiare anche l'abbigliamento, dobbiamo mettere dei vestitini aperti davanti e non magliettine che non ce le alziamo e quindi tira molto, mi va a bloccare giustamente l'autostrada del latte, dico io proprio, e quindi da lì si forma l'ingorgo, quindi la mamma comincia ad avere dolore, può salire anche la febbre. Mettendo il bambino a rugby noi risolviamo il problema. Dopo mezz'ora mi ha chiamato, signora Paola, sono a posto, si è liberato il dotto. Quindi capite che le informazioni fanno stare tranquilla anche quella mamma. La posizione incrociata la troviamo nelle neonatologie, quando nascono bambini prematurini, quindi per fare il pelle a pelle e quindi la marsupoterapia, noi mettiamo questi bambini così, li incrociamo col vestitino, quindi stanno a pelle a pelle, proprio per far capire ancora al bambino che c'è quel contatto materno e quindi il bambino può stare tranquillo. Ora vi faccio vedere queste piccole diapositive, poco, per farvi capire i segnali precoci intermedi di un bambino. Allora, la mamma sta facendo la doccia, e quindi non è lì sul momento, il bambino si sveglia nell'orario della poppata. Il bambino vede che vi dà dei tempi. Siamo noi che non li capiamo, infatti io dico allora alle donne, osservate sempre il bambino quando piange, quando arrivate vicino alla culla lo guardate un attimo, lui vi dice tutto quello che vuole, anche se non parla. Quindi la mamma è occupata, il bambino si sveglia e si comincia a muovere e va a destra senza, va a trovare la tetta, l'odore della mamma. Apre la bocca e si mette la manina in bocca, me lo sta dicendo, io ho fame. A un certo punto non arriva sta benedetta mamma, ritorna a cercare questo seno, vi dà un'altra chance, comincia a stiracchiarsi, sbadiglia, si muove nuovamente, si riporta la mano in bocca, ma sta mamma non arriva. Ecco che poi a ogni cosa c'è sempre quella pazienza, ma poi la pazienza a un certo punto poi finisce. Guardate cosa succede, che il bambino piange, si agita, diventa rosso paonazzo. E non sognate di mettere il bambino al seno quando è in queste condizioni, perché è arrabbiato, nero con la mamma. Quindi la mamma lo deve prendere, metterlo al seno così, appoggiarlo e coccolarlo, parlargli, massaggiarlo, lo calma. Una volta che è calmo lo mette al seno. Ma io ne ho visti
bambine messe in queste condizioni con la mamma che piange, i nonni tutto attorno, non vuole il seno, il latte non è buono, è di spalla, cioè ognuno dice la sua, sta povera mamma è confusa. E come va? E poi i livelli poi di adrenalina cominciano poi ad andare in tilt. Quindi il bambino va coccolato, come i mariti, quando i mariti sono arrabbiati con qualcuno, è normale che qualcun altro comincia a calmarlo. E lo fa un pochettino ragionare. L'attacco, come diciamo, un buon inizio è dall'inizio del parto, come ci diceva il dottore Squillace. Quindi un buon attacco al momento che la donna partorisce, lì ci deve essere un personale che deve curare questo momento. Che oggi comunque rispetto a ieri posso dire che nei punti nascita si è andati veramente avanti. Abbiamo le giovani leve, c'è il personale, quindi non perché le vecchie leve non riuscivano, erano in pochi, quindi non potevano dare la giusta assistenza. E guardate qua l'attacco, la prima diapositiva, vedete? Qui c'è un attacco scorretto. Corretto, scusate, perché vedete si vede pochissimo l'aureola, quindi è attaccato bene. Nell'altro, vedete, il bambino prende solo il capezzolo ed è normale che lì formerà la ragade. La ragade è una piccola piaga che si forma, si apre perché il capezzolo è molto delicato e quindi lì forma proprio questa ferita. E andare a ciucciare sulla ferita, vi garantisco che non è una cosa semplice, non è una cosa facile. Io da ostetrica dico meglio far ripartorire la donna e non far allattare una donna con le ragade. Quindi pensate quanto doloroso è. Ecco qua, la prima diapositiva è un attacco corretto, guardate quanto latte tira il bimbo. La seconda, che è un attacco scorretto, tutto il latte, il nero, resta sull'aureola e il bambino prende poco latte. Quindi alla mamma che comincia ad aumentare, quindi a formare l'ingorgo, il bambino piange comunque che è affamato, quindi capite che situazione che si crea. È normale che i nonni vanno in tilt, perché i nonni sono in un momento particolare della loro vita, sono molto fragili, molto sensibili e quindi non vogliono sentire il nipotino piangere ed ecco che cominciano con il latte artificiale. Quindi così può succedere questo. Allora, i segnali per capire che un bambino sta allattando bene. Quindi intanto la postura, l'attacco, e il bambino ciuccia con una suzione lenta e profonda e a volte con una breve pausa perché si stanca, c'è tutti i muscoli facciali che il bambino mette in funzione. Deglutisce, sentite proprio che ingoia, perché ingoia proprio il latte, le guance sono belle piene, arrotondate e finisce la coppata spontaneamente perché lui si è saziato. Quindi questi sono i segnali. Al contrario, se il bambino fa lo schiocco e non è attaccato bene, se il bambino le guance non sono belle rotonde ma sono comunque vuote, il bambino non prende abbastanza latte, non è soddisfatto, di due o tre che piange. Il bambino deve prendere il seno da solo, non lo devo mettere io in bocca a lui, non mi devo mettere le dita a C, a forci, per niente. Io devo dare il mio seno, fate conto che il seno della mamma è il piatto che noi mangiamo tutti i giorni. Quindi c'è qualcuno che ci è data a mangiare? No, siamo noi che allunghiamo, il bambino deve fare la stessa cosa. Non deve sentire dolore, se sente dolore cosa deve fare? Con il ditino mette sull'angolo della bocca, il bambino non ha la pressione, molla il capezzolo e io me lo posiziono. E ora vi faccio vedere come il bambino deve stare. Deve stare, scusa, noi di norma un tempo si allattavano così i bambini e sto bambino doveva girare il collo. Cosa prendeva? Solo il capezzolo, formava le ragadi. Il bambino deve stare girato, pancino contro pancino. L'orecchio in sintonia, in linea con la spalla, il bambino va diretto al capezzolo, sente l'odore tramite le ghiandole del mongomero, si prende subito il capezzolo e la mamma non sentirà dolore e allatterà fin quando è vorrà. L'unica cosa che noi diciamo è non usare questi paracapezzoli che ancora qualcuno in maniera gratuita come informazione dà a queste mamme. Capite che il paracapezzolo va a parare sul capezzolo e sull'aureola. Se il bambino deve ciucciare sull'aureola, come fa che c'è proprio questo silicone che è duro? Quindi il bambino ciuccia sulla tettarella e rimane digiuno. Quindi quando andiamo poi dal pediatra lo pesa, dice il bambino non ha preso peso. Allora non latte la signora giustamente, dice quindi si deprime un attimino. Quindi è importante, il tiralatte va usato in alcune condizioni, o se una mamma ha partorito prematuramente, ce l'ha in neonatologia.
patologia deve portare il latte, o comunque se è una mamma che allatta poi deve cominciare a lavorare, come abbiamo detto, ormai tutte le donne lavorano, allora il latte lo congela e lo potrà poi dare in seguito. Le collane dell'allattamento cosa sono? Sono delle collane fatte a perline e di legno che la mamma si mette al collo per sì che il bambino si aggrappi per la sicurezza, dà quel conforto al bambino e dà la sicurezza. Queste collane sono tutte di cotone, il bambino poi se le ritrova anche quando va dal pediatra, l'attesa che è un pochettino lunga, il bambino si mette là, gioca e quindi i bambini sono più tranquilli, fanno parte della mamma. Oppure la fascia, vedete qua siamo al consultorio dove la sto insegnando a questa mamma a portare in grembo questi bimbi. Il primo mese quindi il bambino sta sulla pancia con la mamma, le nonne rassettano la casa, col secondo mese se la mamma già ha superato quella fase grossa di puerperio, il bambino comunque ha già conclamato le sue poppate più regolari, si mette questo bimbo in fascia, la mamma ha le mani libere e può fare tutto, quindi sono mamme più tranquille. Posso conservare il latte, si può conservare con la premitura o col tirelatte, e una volta fatto questo può essere conservato in frigorifero per non più di 24 ore, nel freezer per non più di 3 mesi e nel congelatore a 18 gradi per 6 mesi. Quindi capite che poi il primo mese la mamma ne produce tantissimo, il bambino ha uno stomacchino piccolo, infatti io dico tiratelo e congelatelo per il futuro quando la mamma poi ai 3 mesi dovrà riprendere a lavorare. Se il bambino cresce meno di 150 grammi a settimana dopo 2 settimane di vita, chiamare l'ostetrica o il pediatra, a secondo chi ha di referenza la signora, se il seno fa male, il caldo, lo stato e soprattutto se ha febbre o compaiono segnali di pus nel latte, va sempre chiamato giustamente l'operatore. Se il bambino fa fatica ad attaccarsi, se avete dubbi sul vostro latte, comunque non andate lì a sospenderlo, chiamate il personale. Le ragadi vengono perché c'è un attacco scorretto, c'è una posizione non adeguata, il dotto bloccato è proprio perché c'è la posizione bloccata o perché comunque c'è la compressione degli abiti, come ho detto poc'anzi. L'ingorgo, ecco, avviene perché ci sono queste ragadi, la mastite è un'infezione da stafilococco. Un tempo mi ricordo, io agli inizi con l'ostetrica si diceva che con la mastite non devi allattare e quindi gli facevano proprio perdere questo latte. Con la mastite si deve allattare assolutamente, si dà l'antibiotico alla signora e la donna continua ad allattare. Io dico oggi per concludere che per allattare un bambino per qualche anno una donna contemporanea deve essere dotata di un'insolita capacità di resistenza alle pressioni sociali, comprese quelle familiari purtroppo. E quindi per un bambino ha bisogno di nutrimento, calore, amore, l'allattamento a tutte e tre. Quindi capite che è l'alimento giusto per quel bambino. E vi ringrazio. Nuovamente i graditi ospiti e concludiamo la serata. Se qualcuno vuole fare delle domande, scusate. No? Siamo stati chiari? Se avete difficoltà c'è il consultorio, voi venite là, mi portate tutte le donne che volete e noi cerchiamo di risolvere qualsiasi problema. Noi abbiamo fatto delle brochure, quindi se le avete già distribuite, ecco lì ci sono tutte le indicazioni come allattare, se avete nipoti, se avete figli, ecco, informatevi, allattare è una cosa semplicissima poi alla fine. Bene Paola, ti ringraziamo ancora, okay, e vi lasciamo con una frase di Winnicott: non lasciate che una persona prenda in braccio il vostro bambino se capite che ciò non ha alcun significato per lei. Il latte della madre non affluisce come un'escrezione, ma una risposta ad uno stimolo, e lo stimolo è la vista. L'odore è la sensazione del suo bambino e il suo pianto segnala un bisogno. La madre è la sola persona che può in modo appropriato presentare il mondo al bambino in una forma che abbia un senso per lui. Essa sa come farlo, non perché sia addestrata abile, ma solo perché è madre. Buonasera a tutti. Thank you.